Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi, come ogni martedì, esce un nuovo video delle Makeup Angels. Quindi oggi io, Fabiana e Elisabetta vi proponiamo un makeup non makeup e quindi vediamo cosa riesco a combinare. Allora, un makeup non makeup significa che dobbiamo essere truccate, ma che non si deve, diciamo, notare molto la differenza. Di norma è così. Vediamo cosa possiamo combinare. Io per prima cosa metterò un primer viso, questo qui di Revolution. Ho già messo la mia crema e tutto. Oggi partirò dalla base perché, essendo un make-up non make-up, quindi non deve sembrare proprio truccata, automaticamente non dovrò fare tanto sul mio viso, sugli occhi, quindi non devo fare un trucco elaborato, quindi posso anche mettere direttamente crema, cioè crema, fondotinta e tutto. Quindi, che sarebbe poi il trucco che di solito facevo io prima di iniziare a truccarmi gli occhi, che è una cosa che adesso io adoro in assoluto. Infatti perdo spesso tempo nel fare gli occhi e non nel fare la base e tutto il resto. Adesso metterò il fondotinta, questo qui di MAC, che è il Face and Body. Ovviamente è un fondotinta molto molto liquido e quindi, diciamo, non serve una copertura di quelle potenti. Io di solito lo utilizzo con la spugnetta perché mi piace di più la stesura del fondotinta e con pelo, cioè mi piace di più. Quindi stendiamo il fondotinta e vediamo il risultato. Questo, ad esempio, allora il Face and Body non è un fondotinta molto coprente e tutto, quindi dovete anche accettare il fondotinta per quello che è, ovviamente. E vedete bene che non è un fondotinta molto molto coprente, quindi a me piace tantissimo. E questa è la differenza. Ovviamente non c'è molta differenza perché non è proprio tanto coprente, però se notate anche negli occhi ha diciamo tolto le vene, diciamo, che si vedono in quest'occhio, anche i rossori, vedete la differenza? Qui non ho niente e qui ho il fondotinta. Un po' di differenza ovviamente c'è e si nota, ovviamente io la noto. Andiamo a finire il viso. E questa è la copertura per quanto riguarda il fondotinta. Adesso andremo a mettere la cipria, eccola qua, la cipria, e io metterò ovviamente quella di Elf. La metto perché sinceramente ne ho bisogno, perché mi rimane proprio l'effetto matte che a me piace. Quindi mettiamo la cipria. Se vedete che vola è perché c'è Tore, l'amico ventilatore. Adesso andiamo a togliere l'eccesso per quanto riguarda Adesso andiamo a togliere l'eccesso per quanto riguarda la cipria, perché non ci devono essere. Poi mi fermo, vado a fare gli occhi come li faccio? Utilizzo un paint pot di MAC, che questo è Stormy Pink, che a me piace tantissimo, e lo applico, di solito io lo applico con un pennello, così,
prendo il prodotto in questa maniera e lo applico qui. Così. E poi lo sfumo. Vedete, non gli do proprio quell'effetto di colore puro, saturo, ma lo sfumo subito per fare tipo come se fosse una cosa normale, l'occhio, tipo l'ombreggiatura dell'occhio. Così. Poi peghiamo le ciglia. Ovviamente io non posso non mettere un malva negli occhi e questo un pen pot di MAC è il migliore. Quante volte sono uscita con questo ombretto sugli occhi? Mettiamo il mascara, questo qui di Astra, che è fantastico. Poi sul viso andiamo a mettere dalla palettina questa qui di Kiko un blush che è un tipo un color carne che utilizzeremo, che è questo qui, e lo utilizzeremo proprio in forma lieve, così, tipo rossore della pelle. Un po' abbronzata, un po' perché ci siamo vergognati di quello che è casa. Poi niente illuminante, ovviamente, perché deve essere una cosa molto molto naturale. E poi io andrei su un colore tenue e quindi riempirei soltanto le labbra proprio con la matita. Poi che faccio? Metto un po' di burro cacao sulle labbra. Poi per ammorbidire le labbra. Dovrei togliere con la velina l'effetto. Ok, allora questa è la mia proposta per quanto riguarda il make-up non make-up. Io ad esempio uscirei tranquillamente così, io mi vedo benissimo. Ho una leggera copertura, non ho fatto un mascherone. Di solito è diciamo la routine che facevo prima, fondotinta, cipria, un po' di blush e poi un ombretto leggero sugli occhi. L'unica cosa che per me non deve mai mancare è il mascara, perché il mascara fa tantissimo. Questa è la mia proposta. Ovviamente ho messo questa qui perché avendo le labbra tatuate e le mie labbra sono leggermente più scure delle altre, quindi gli ho messo la matita proprio per, diciamo, evidenziarle un pochettino. Però ovviamente le ho asciugate con una velina e vedete che toglie il, diciamo, l'eccesso, oppure mettete un burro cacao. A me piace tantissimo questa versione e spero ovviamente che a voi piaccia lo stesso. Scrivetemi un commentino e ditemi se vi è piaciuta la mia proposta. Ovviamente questo è un make-up non make-up, quindi proprio una cosa realizzata veloce veloce, senza niente, diciamo, di particolare come sono abituata io a fare, quindi dei make-up abbastanza strong. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Io vi aspetto in tantissimi per i commenti perché mi piace tantissimo rispondere. Adesso tutti insieme, appena si sarà finito il mio video, andremo tutti a vedere cosa vi hanno proposto Fabiana e Betty. Quindi io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!